Alla corda libeccio blu, cerca di difendere lo steccato, ma al suo esterno Marrick ed orgoglioso P lo scavalcano e vanno a contendersi la leadership della corsa. Scende alla corda Marrick davanti ad orgoglioso P. Frazione iniziale abbastanza sollecita in 14-1. In quarta posizione Impeto Caf davanti ad Ormone dei Fiori. In coda il favorito Metello. I cavalli abbordano la prima curva con Marrick in testa. Primi 400 metri in 30. Salvatore Dovisi cerca di prendere in mano il suo allievo, cerca di tenerlo fresco per quello che saranno le battute finali fondamentali per l'esito di questa corsa. Marrick, orgogliosa, libeccio. All'esterno prova a svincolarsi Ormone dei Fiori, che viene via in terza ruota. Nel frattempo Marrick è libero di condurre. 1-1 a metà gara, da 1-16-2. E Marrick precede sempre orgogliosa, che cerca di prendersi la destra libera, parando la manzata di Impeto Caf e di Matilde di Re. All'interno cerca di insinuarsi Libeccio Blitz. Di galoppo Impeto Caf, che è da intralcio un po' ad Ormone dei Fiori, che finalmente riesce a svincolarsi dalla scomoda posizione di quarto in corda. Marrick però in retta d'arrivo cerca l'allungo, sembra bene in mano a Salvatore D'Aluisi, al suo esterno scatta orgoglioso P. Marrick sembra in controllo, ma scatta in terza ruota Ormone dei Fiori con ancora più allargo Metello. Arrivo bellissimo tra quattro cavalli, Marrick alla corda, orgoglioso P che sembra in difficoltà, Ormone dei Fiori e Metello a centropista al largo di tutti. Marrick cerca la difesa da Ormone dei Fiori e Metello. Marrick e Salvatore D'Aluisi, secondo Metello, terzo Ormone dei Fiori. 2-2 sul mio cronometro, una corsa sul passo, praticamente due frazioni uguali, 1-1 i primi 8, 1-1 ancora la chiusa. Marrick ha avuto ancora la forza di respingere l'affondo dei più attesi, Ormone dei Fiori e Metello. Marrick a quota grassa, 11.41, per il trainer di Francesca Croce e la guida di Salvatore D'Aluisi e i colori del signor Giuseppe Vassallo. Vediamo il replay delle ultime basi della gara, con Marrick alla corda, che trova ancora le energie sufficienti per respingere gli affondi di Ormone dei Fiori e Metello. Marrick facile alla meta, tutto sommato. Metello non ha avuto sicuramente svolgimento favorevole, però riesce a prendere un secondo posto abbastanza meritato, probabilmente.